record delle nomination agli Oscar, non credo che esista una critica negativa su di lei. Vorrei sapere se, quindi, a lei ha mai sofferto di quello che in Italia chiamiamo il complesso della prima della classe, cioè il dovere di dover essere sempre Meryl Streep, di non poter mai dimostrare di essere un po' meno brava. Grazie. No, I'm the mother of four children. I never feel tre figli. The best at anything. E francamente non mi sento mai la prima della classe. I miei figli sono prontissimi a individuare ciò che non va, sia se canto o non canto, se dico una barzelletta mi dicono terribile, che brutta barzelletta, oppure se mi vesto secondo quello che sono i loro canoni o meno. E io credo che avere una famiglia rimetta tutto nella giusta prospettiva. Io forse penso al mio ruolo nell'industria cinematografica soltanto quando devo affrontare delle conferenze stampa, perché so che mi saranno poste delle domande, ma credetemi, io non mi sento in alcun modo una prima della classe né penso ad uno status particolare. Certo, talvolta quando incontro le giovani attrici sento e percepisco che sono forse un po' timorose, ma anch'io dimentico le mie battute e allora immediatamente si rilassano perché capiscono che anche io sono umana. La recitazione è un'interazione molto semplice, molto diretta tra le persone e si cerca di entrare in sintonia, quindi con i miei colleghi attori io non ritengo che in alcun modo mi riconoscano un particolare status e comunque non ci ho mai pensato. Abbiamo un'altra domanda qui e poi andiamo, torniamo qui col microfono. Buongiorno, Mamma Mia è un film... Si presenta per favore. Sì, Giovanni Zambito, grazie. Mamma Mia è un film molto allegro, però è anche un film sul rimpianto, sulle occasioni mancate. Come guarda alla sua carriera? Cioè, quale sentimento prevale? C'è qualche film che rifarebbe in modo diverso o non rifarebbe? E quale di questi tre bei uomini vorrebbe come madre per Sophie? Grazie. Padre. Madre. Confusione di ruoli, non c'è problema. Il trionfo del femminismo è questo. You know, it changed every day. Cambiato, la risposta cambia ogni giorno. Ogni giorno posso dirvi che cambiavo di favorito. E anche Dominic Cooper non era male. In realtà io non mi guardo indietro, non ho progetti futuri, mi tengo sempre molto impegnata e questo talvolta mi sorprende e ne sono grata di avere ancora tutte queste opportunità. Però ripeto, non mi sorprendo mai a pensare a cose magari perse o... Ieri sera io ero a San Sebastian per il festival cinematografico dove hanno fatto vedere alcune clip dai vari film della mia carriera e devo dire che talvolta mi sono sorpresa a trovarmi in quei film e me ne ero dimenticata. E questo per dirvi che in realtà io quando penso alla mia carriera è come se aprissi un album di famiglia, mi ricordo della location, mi ricordo delle persone che erano con me sul set dove abbiamo fatto colazione, dove abbiamo cenato, è un modo diverso direi di guardare alla carriera, non penso soltanto ai film o ai premi o alle critiche, è una parte di me. E poi ci spostiamo di nuovo. Sì, io volevo scendere sempre nei presentarsi. Sì, sono Tiziana Bottazzo, la Gazzetta dello Sport. Volevo sapere, scendere nei particolari per quello che riguarda la sua appunto vitalità, no? Come si tiene in forma? Abbiamo letto che sono state 3 settimane a Londra per organizzare, per preparare le coreografie.
però dietro ci deve essere, come dire, un grosso lavoro. Cosa fa? Jogging con le figlie? Come fa, insomma, come si tiene in forma? Not so fit. Questa è una sua impressione, la ringrazio, ma non sono così in forma, sono molto pigra, anzi. Not so fit. It's amazing what terror will. È straordinario ciò che la paura o il panico fa fare. Quanto si riesce a saltare in alto quando si è veramente in preda al terrore. You see people who in their day-to-day life ci sono persone che nella vita quotidiana hanno un aspetto e poi se vanno a un disco si comportano in altro modo e la musica a volte infonde questa energia, questa gioia. Io non sono una vera atleta, ma se devo interpretare un certo ruolo, chiaramente io mi predispongo nel migliore dei modi a farlo. Prego. Sì, volevo farle due domande. Lei era venuta anni fa qui a Roma. Sono qua. Qua. Oh, hi. She's there. Qua. Oh, right. Hi. E mi ricordo che si lamentò che dopo i 40 anni a Hollywood non ci sono più ruoli per le donne. Dopo i 50 però mi sembra che va molto meglio. E questa è la prima domanda. E l'altra, si parla di un Oscar per lei, ma non per questo ruolo, ma per il ruolo che interpreta nel film Il Dubbio. Secondo lei perché? Perché comunque i ruoli drammatici godono sempre di una maggiore considerazione? Grazie. Yes, well, it's sort of what I was saying before about the world evolving. E come vi dicevo prima, il mondo cambia, fortunatamente anche l'industria cinematografica, ci sono molte più donne oggi che hanno la possibilità anche di sostenere la produzione dei film e che danno la possibilità di avere anche altri ruoli. E ci sono molti più registi donne, sceneggiatrici. There are fewer, you know, the only thing that where it's really fallen down is in forse journalism, I think. L'unica cosa dove non c'è una crescita in questo senso è giornalismo. Ci sono poche critiche cinematografiche, perlomeno negli Stati Uniti. Mi pare che anche in Inghilterra il numero delle donne critiche cinematografiche si stia restringendo. E questo mi dispiace. Però ci sono moltissime invece giornaliste che lavorano, ma forse non si dedicano alla critica cinematografica. O anche se lo fanno non sono debitamente apprezzate o riconosciute, questo è il problema. Oh, sorry, but to talk about doubt. Per quanto riguarda il film The Doubt, ebbene in questo film che è adattato da un'opera di John Patrick Shanley pluripremiata con il Pulitzer, è una lotta tra una madre superiore che io interpreto e un ordine di suore negli Stati Uniti e il prete interpretato da Philip Seymour Hoffman. E vediamo uno scontro proprio di volontà tra questi personaggi. Amy Adams interpreta una giovane suora dell'ordine appunto attivo negli Stati Uniti ed è una interazione tra questi personaggi ed ognuno di essi vuole avere l'approvazione degli altri. Comunque ripeto che certamente, così come nel caso di Mamma Mia, che è partito con un pubblico già che conosceva le canzoni, anche questo The Doubt parte da un libro molto famoso.